Interruttore mini smart switch wireless della Tuya è la domotica a basso costo e un interruttore mini intelligente wifi. E in questo video andremo a collegare questo interruttore con uno scaldino elettrico. Questo interruttore mini wifi è un modulo che trasforma l'interruttore tradizionale in uno smart wifi, in modo da poter gestire e controllare prese elettriche o luce collegate ad esse tramite app da smartphone. Esso si presenta con dimensioni molto piccole, con la possibilità di inserirlo all'interno della scatola elettrica classica 503. Il modulo Wi-Fi prevede un canale, ma con un assorbimento pari a 16 A, e gli input e in output è di 110-240 V AC. È possibile controllarlo da remoto tramite lo smartphone, scaricabile tramite l'App Store o Google Play. Inoltre è possibile il controllo vocale associandolo ad Amazon Alexa o Google Home in modo da poter gestire i moduli intelligenti con la tua voce. Ha anche la funzione temporizzatore. Ora andiamo a vedere come collegare elettricamente associandolo ad uno scaldino elettrico per il controllo da remoto tramite l'app dello smartphone. Dopo aver staccato l'interruttore on-off e staccato l'alimentazione dalla rete, procediamo con il rimuovere il coperchio. Visto lo spazio disponibile, andiamo a inserire il nostro smart wifi switch al suo interno e prepariamo i collegamenti elettrici. Seguiamo, come da schema, i collegamenti elettrici sia in ingresso che in uscita. Fissiamo per bene il tutto. Se non sei iscritto ancora al mio canale, clicca su iscriviti e attiva la campanella. Una notifica ti avviserà ogni qualvolta pubblicherò un video. Al termine, tramite lo smartphone, scarichiamo l'app scansionando dal manuale e installiamo correttamente lo Smart Wall Life.
A questo punto ridiamo tensione e proviamo il tutto. Terminata l'installazione della nostra app, adesso verifichiamo la sua funzionalità. Con l'accensione vediamo che lo scaldino si attiva. Ripremendo, lo scaldino si spegne. A questo punto richiudiamo il tutto. Grazie al mini smart switch wireless abbiamo la possibilità adesso di controllare il nostro scaldino elettrico da remoto e lo possiamo accendere e spegnere in modo autonomo in base alle nostre esigenze.